IKEA ha preso il tema della sostenibilità ambientale e sociale come uno degli elementi cardine dello sviluppo di tutta l'organizzazione nei prossimi 15 anni. C'è una strategia precisa da qua al 2020 per integrare l'ambiente sociale in tutte le attività che facciamo, in particolare in questo caso nella progettazione, realizzazione e gestione dei negozi, che sono ovviamente uno degli elementi di impatto ambientale e sociale maggiori per IKEA. In particolare gli argomenti su cui ci concentriamo sono l'energia, in termini sia di efficienza ma anche che di produzione di energia da fonti rinnovabili. L'obiettivo del gruppo è abbastanza ambizioso, è essere carbon neutral completamente, cioè poter essere autosufficiente dal punto di vista energetico, in una visione d'insieme ovviamente, perché un negozio difficilmente potrà esserlo. Potrà esserlo se riusciremo a fare degli investimenti adatti, ad oggi così non è, però a livello gruppo l'idea è di essere autosufficiente, cioè produrre tanta energia quanta ne consumiamo. E contemporaneamente comunque acquistare energia da fonti rinnovabili quando questo è possibile sul mercato dell'energia che non produciamo internamente. Altri argomenti che toccano il tema della gestione ambientale dei negozi sono la produzione di rifiuti e i consumi idrici su cui lavoriamo e su cui appunto abbiamo anche su Chieti abbiamo fatto delle azioni sui consumi idrici. Come in ogni store abbiamo un sistema di riutilizzo dell'acqua piovana, così come abbiamo dato la possibilità ai clienti con una casetta dell'acqua per esempio di rifornirsi acqua gasata naturale gratuitamente. Sui rifiuti abbiamo progettato il negozio in modo che possiamo ottimizzare la raccolta differenziata e anche permettere ai nostri clienti di fare una raccolta differenziata, in modo che il negozio diventa anche un erogatore di servizi ambientali. Stiamo lavorando anche sulla comunicazione, perché è importante realizzare le cose in modo corretto, ma anche far sapere alle persone che entrano nel negozio che si trovano in un negozio attento dal punto di vista ambientale. Così abbiamo appunto messo dei pannelli all'interno del negozio in cui raccontiamo la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per esempio, così come raccontiamo i progetti che stiamo portando avanti. Benvenuti in IKEA San Giovanni Tetino, il 20° store IKEA in Italia di recente costruzione, inaugurato in agosto del 2012. IKEA è presente un po' in tutto il mondo, con oltre 300 negozi, e per questo ha maturato nel corso degli anni una consapevolezza dell'impatto che queste strutture hanno nei confronti dell'ambiente. Ed è per questo che nel 2007 ha istituito un progetto che si chiama IGR, IKEA Goes Renewable, che intende attivare delle nuove soluzioni dal punto di vista tecnologico per ridurre l'impatto ambientale e le emissioni di CO2. IKEA per quest'anno ha stabilito due importanti obiettivi che intende raggiungere entro il 2015. La riduzione del 20% dei consumi di energia e il 100% di energia da fonti rinnovabili. Ed è per questo che, per esempio anche in questo negozio di San Giovanni Tetino, abbiamo implementato delle soluzioni come il fotovoltaico, la pompa di calore ad aria, gli inverter per la portata variabile e l'illuminazione a LED. La parte che mi sembra più interessante del progetto che abbiamo sviluppato in ambito IKEA a Pescara è l'aver utilizzato in maniera sistematica il concetto del progetto integrato, cioè la nostra società, il gruppo BMS, ha al suo interno la possibilità di sviluppare le principali discipline che sono necessarie all'edificazione di qualunque tipo di manufatto, cioè in particolare strutture, architettura e impianti. E IKEA in tal senso ha ritenuto opportuno quindi affidare a noi questa progettazione. La nostra progettazione ha cercato in tutti i modi di portare più in là possibile il concetto di ottimizzazione in generale dei materiali. Noi non abbiamo modificato in maniera significativa diciamo gli standard IKEA in termini di immagine, abbiamo preferito concentrarci sulla possibilità di
diciamo, utilizzare i materiali al massimo della loro efficienza. La nostra società BMZ Impianti si è occupata nell'ambito del gruppo di progettazione dello sviluppo appunto della progettazione degli impianti meccanici ed elettrici. Innanzitutto credo vada dato atto a IKEA di aver espresso molto chiaramente all'inizio, nel momento dell'affidamento dell'incarico, quali fossero gli obiettivi, i requisiti cui la progettazione doveva sottostare. Il punto di partenza era stata la progettazione dell'ultimo store IKEA, in cui erano state utilizzate per la produzione dell'acqua calda e dell'acqua refrigerata a servizio dell'impianto di climatizzazione delle pompe di calore ad acqua di falda. Nel nostro caso la scelta invece è stata quella di utilizzare delle pompe di calore ad aria, dato che il clima di Pescara è favorevole ad ottenere un'elevata efficienza con delle pompe di calore ad aria, che sono oggettivamente di più facile installazione. Nel caso specifico sono state installate sulla copertura, quindi semplificando notevolmente l'aspetto installativo. L'altro aspetto di progettazione generale è stato quello di ottimizzare il dimensionamento dell'impianto, ovvero sia arrivare a dimensionare tutte le macchine, le taglie delle macchine, esattamente per la potenza, per garantire la potenza in termini sia di riscaldamento e di raffreddamento. La centrale termofrigorifera è dimensionata per fornire 1800 kW frigoriferi e 1200 termici in riscaldamento. È stato poi previsto un gruppo frigorifero dedicato alla zona degli uffici, in quanto appunto questa zona è servita da un impianto del tutto dedicato. L'acqua calda sanitaria, che è utilizzata prevalentemente per gli usi di cucina, è prodotta in parte dall'utilizzo mediante il recupero di calore da uno dei gruppi frigoriferi, in parte attraverso un impianto a pannelli solari. L'adozione in questo store di macchine e di una produzione di acqua calda basata esclusivamente sull'energia elettrica naturalmente ha consentito di eliminare la necessità di avere dei generatori di calore a gas, quindi eliminando del tutto l'impatto ambientale dovuto alle emissioni di CO2 su base locale. Tanto più interessante l'utilizzo delle pompe di calore elettriche se consideriamo poi l'installazione di un impianto fotovoltaico sempre sulla copertura, che consente di coprire una parte del fabbisogno elettrico dell'impianto. Siamo stati coinvolti come direzione lavori su un progetto sviluppato dall'ingegnere Stefanutti e sotto le direttive tecniche dell'IKEA. La direzione lavori, ci è stata chiesto di fare una direzione lavori che fosse sì rispettosa di quello che erano state le prescrizioni progettuali, ma soprattutto che fosse incentivante nei confronti del costruttore per rivedere il tutto alla luce di eventuali ottimizzazioni e quindi value engineering riguardanti sia i costi iniziali e sia i costi di esercizio, soprattutto perché torno a questi temi quali IKEA è particolarmente sensibile, sia per una questione di ovvia economicità sia per una questione di sensibilità ambientale, che sta sviluppando, sta facendo un po' anche scuola nell'ambito di quella che è questo nuovo modo di approcciare le tematiche impiantistiche, ovvero non vedere l'impianto solamente come un centro di costo che deve essere minimizzato, e questo vuol dire che questo lo fanno tutti, ma soprattutto vedere l'impianto come uno sviluppatore, di quello che può essere una qualità ambientale tale da ottenere certe prestazioni al minor costo possibile da un punto di vista energetico, evidentemente anche da un punto di vista poi di tutto quello che si porta appresso una riduzione dell'energia primaria.